Un evento molto importante per la nostra comunità perché attraverso un video realizzato dai ragazzi delle terza dell'Istituto Petrarca si ricorrerà alla storia imprenditoriale e culturale e artistica della nostra città. Montevarchi già tra l'Ottocento e il Novecento era una realtà industriale, fervida appunto soprattutto per la produzione del cappello e gli imprenditori avevano forti rapporti con la Francia, in particolare con Parigi, non solo per gli scambi commerciali ma appunto anche da un punto di vista culturale. E questo portò appunto questi imprenditori a cominciare diciamo a realizzare ville, fontane, monumenti legati allo stile Liberty, che oggigiorno noi abbiamo il piacere di avere qua a testimonianza, come dicevo, di un periodo industriale importante, ma con soprattutto anche una dimostrazione di una grande espressione d'arte. E questi ragazzi hanno messo insieme l'educazione civica, la storia della loro città e quindi le tradizioni, andando a ripercorrere quel momento storico attraverso appunto l'arte e attraverso il Liberty. Il lavoro nasce, diciamo così, un pochino da lontano. Nasce da un bando, Piano delle Arti, dello scorso anno scolastico, a cui hanno aderito 8 istituti del Valdarno. E tra questi istituti appunto l'Istituto Comprensivo Petrarca, e la finalità era che ogni scuola doveva lavorare sul proprio territorio. Qual è stata la scelta della Petrarca? Lavorare sull'arte e lavorare sul Liberty, che è un elemento appunto particolarmente importante nella nostra città. Il lavoro è partito dall'osservazione di quelli che sono gli edifici, di quelli che sono, diciamo così, i monumenti, e tutta la parte architettonica relativa al Liberty a Montevarchi. Da lì abbiamo messo in moto, i docenti hanno messo in moto tutta una serie di arti, dalla fotografia, dalla realizzazione sul disegno anche diciamo così, anche tecnico, e per arrivare poi a un vero e proprio lavoro di ricerca.